Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. De Luca annuncia campagna verso il lockdown per 30-40 giorni, al governo chiederò di estenderlo a tutti, record di oltre 2.000 contagi in un giorno. Il governatore regionale annuncia provvedimenti drastici, ha detto necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali come industria, agricoltura, edilizia, agroalimentare e trasporti. Indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Coronavirus, gli anestesisti dicono rischio raddoppio ricoveri in 15 giorni, a quel punto sarà crisi. La Lombardia riduce le operazioni. Alessandro Vergallo, presidente dell'Associazione Anestesisti, evidenzia che sarà punto di rottura perché la dotazione organica disponibile di anestesisti rianimatori non sarà sufficiente. Fontana dice se impennata dei casi continua possibile lockdown. Ridotte le operazioni differibili in Lombardia. Nuovo picco in Veneto con oltre 1.500 casi in 24 ore. Le Marche oltre quota 400 positività. Il rettore della Normale di Pisa e altri 100 professori scienziati a Mattarella e Conte hanno detto misure drastiche ora. Posticipata l'uscita del libro sul Covid del ministro Speranza, subirà un ritardo. Il volume firmato dal titolare del Dicastero della Salute, che tratta della pandemia, è intitolato Perché guariremo. Da giovedì doveva essere sugli scaffali. La nota di Feltrinelli dice che subirà un ritardo nella data di messa in vendita. Tracciamento in tilt a scuola, la decisione di mettere le classi in quarantena la prendono i presidi di loro iniziativa. ATS scrive: siamo troppo pochi, i dirigenti non ci aspettino. In caso di contagio per Covid di un alunno, solo l'azienda sanitaria può attivare le procedure per mettere in isolamento le persone. Ma il sistema di contact tracing è in tilt in tutta Italia e i dirigenti scolastici procedono in autonomia per evitare il peggio. In attesa delle comunicazioni ufficiali possiamo solo suggerire agli studenti di stare a casa. Il problema di come giustificare è l'assenza dei docenti. Nicola Magrini, il direttore dell'Agenzia del Farmaco, dice: mi sono preso il coronavirus per un'imprudenza. Sono stato ricoverato per 12 giorni in isolamento. Ho contagiato mia moglie, ma per fortuna non i miei collaboratori. So dunque di cosa parlo. Lo ha sottolineato Magrini ricordando la sua esperienza da malato di Covid-19. Trump, Biden, ultimo dibattito TV senza rissa e scontro su tutto, dal Covid ai migranti. Tycoon meno aggressivo, il rivale regge gli assalti. Il presidente ascolta i suoi consiglieri, affronta il dibattito con uno stile più pacato, mentre l'ex vice di Obama si difende dagli attacchi e controbatte. Il duello TV, a differenza del primo faccia a faccia, non degenera nel caos, merito anche del microfono spento a turno per lasciare a entrambi 2 minuti ininterrotti all'inizio di ogni tema e della conduzione puntuale di Kristen Welker, l'anchor woman di NBC. Libia ha raggiunto accordo sul cessate il fuoco permanente all'ONU. Farnesina dice l'intesa è cruciale per la stabilità. 5 funzionari nominati dal governo di Haftar e altrettanti dell'esecutivo di al-Serraj hanno firmato l'intesa a Ginevra. Nazioni Unite dicono risultato storico e la Farnesina dice che l'Italia incoraggia tutte le parti libiche ad attuare concretamente le intese sottoscritte. Processo Mose, prescrizione per l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e per l'imprenditore Erasmo Cinque. Sono esterrefatto, la Cassazione non è un giudice del diritto, alla fine dovremmo andare a Strasburgo per avere la corretta interpretazione della norma, questo lo dice l'ex primo cittadino. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.